mattina in San Vito sullo Ionio, Petrizia e varie località delle province di Catanzaro e di Reggio Calabria, nonché a Domodossola in Verbania, i carabinieri della compagnia di Soverato, supportati in fase esecutiva da quelli dei comandi territorialmente competenti, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della DDA di Catanzaro nei confronti di 13 indagati, rispettivamente dei delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. In particolare, dei 13 indagati, 3 sono raggiunti dalla misura di custodia cautelare in carcere, 7 sono destinati della misura degli arresti domiciliari e 3 sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli elementi indiziari acquisiti hanno riguardato un presunto sodalizio dedito al traffico di stupefacenti con siti di spaccio in luoghi pubblici ed esercizi commerciali del Soveratese. L'indagine condotta dal NORM Carabinieri di Soverato, avviata fin dal febbraio del 2021 e che si è sviluppata anche con l'ausilio di attività tecniche, ha consentito di rilevare, nella fase delle indagini preliminari, che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, l'utilizzo di autovetture con doppi fondi per il trasporto dello stupefacente, di SIM card intestate a soggetti stranieri per le comunicazioni, l'esistenza di una cassa comune, nonché i canali di approvvigionamento dello stupefacente e luoghi di deposito in San Vito sullo Ionio. Nel corso delle indagini, in riscontro all'attività tecnica, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato 5 soggetti. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari viene eseguito il sequestro preventivo di 4 autovetture in uso a taluni indagati. Il procedimento penale per le ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari. All'alba il dolore stanco, la calibreria in versione invernale, lo dicevamo con Enzo Infantino, incontra il Soverato e non solo su un tema purtroppo importante. 89 morti, quando si arriva a 100 si diventa una notizia importante. Purtroppo la notizia è di poco fa, i morti sono 90, oggi hanno trovato il 90° corpo. La tragedia di Cutro ha scosso le coscienze di chi di fronte, diciamo, a una tragedia del genere non può girarsi dall'altra parte. Insomma, quindi noi siamo qui a Soverato per cercare di dare il nostro contributo. Pietro è stato in quei giorni, ha seguito in quei giorni tutta la vicenda legata anche ai superstiti e soprattutto legata alla necessità, diciamo, di dare una risposta ai familiari di chi ha perso una persona in quella drammatica tragedia. Per cui siamo qui per cercare in qualche modo di dire, beh, guardate, quello che è successo non può più ripetersi, non può ripetersi, ma non soltanto nel nostro mare, nel Mar Ionio, non può ripetersi nel Mar Mediterraneo centrale, non può, come purtroppo le cronache in queste ore ci stanno ancora una volta dimostrando che ancora una volta, insomma, ci sono dei morti in mare. Quindi questo è un fenomeno, diciamo così, epocale, che va gestito bene, non, diciamo, con le chiusure dei porti, con propaganda, con, diciamo, parole d'ordine che in qualche modo possono attecchire sulle coscienze più fragili del nostro paese, ma noi dobbiamo invece dare una risposta forte rispetto a quello che sta accadendo. E qual è la risposta? Dare la possibilità alle persone che stanno fuggendo da contesti di guerra, di fame, e di persecuzione, insomma, a una risposta, diciamo, concreta rispetto alla loro esigenza. Basta morti in mare, quindi diamo la possibilità a queste persone di venire in sicurezza nei nostri porti o, diciamo, nelle nostre terre. E Pietro Panico, che appunto ha visto da vicino, però ci dicono che il vento è cambiato, un vento che crea onde, ma un vento anche che crea una situazione anomala nei confronti di chi viene perché è incosciente. Purtroppo sono state dette parole fuori luogo. Chi viene è perfettamente cosciente del rischio che corre, però purtroppo rimanendo nei propri paesi di origine la morte è certa. Cercando invece di salpare in Mediterraneo ci si gioca quel 5% delle proprie possibilità. Quando si è H24 sotto le bombe, sotto armi chimiche, bisogna per forza scappare, quindi non si può dare dei giudizi così facili a persone che rischiano la vita per venire da noi.
impegno, parole, ragionamenti possono bastare per sconfiggere un certo modo di pensare e dare un aiuto concreto? Sicuramente la risposta che ha dato il popolo calabrese è stata forte, però servono delle normative italiane ed europee che non pensino all'Europa come una fortezza, bensì che aprano i porti, perché la gente continua ad arrivare, perché le migrazioni, se si tappa un buco se ne crea un altro, quindi occorre creare una politica dove si può entrare nel nostro continente in sicurezza. Don Giacomo Panizza è venuto a piedi, senza scorta, lui che combatte col sorriso, con la pazienza e col crocifisso, ma questa battaglia per le persone che chiedono aiuto e forse non lo ricevono, quanto è difficile? È una battaglia che non è una battaglia perché è disarmata, però ci appoggiamo sulle persone, sui diritti, sui doveri e sulla civiltà. È una civiltà quella che sa accogliere, convincere chi odia, convincere chi pensa agli affari propri. Ecco, lascia anche annegare la gente, poi magari dice che qualcuno si è sbagliato a scrivere. Invece il punto è che queste battaglie, questi avanzamenti di civiltà e di umanità e di si può dire di religiosità, nel senso di tutto quello che abbiamo dentro, insomma, di spiritualità. Ecco, questa va fatta con la non violenza, perché la violenza la si subisce, però è ora che si capisca tutti e tutte che dobbiamo invece costruire tutti e tutte insieme. Quindi esistono le guerre senza armi, Don Giacomo? Ecco, non si chiamerebbe guerra, ecco, però si chiama voler andare avanti, voler non vincere gli altri, ma convincersi insieme che saremmo felici tutti e tutte a dialogare, ad accogliersi e così via. Anche perché, parliamo chiaro, la nostra Italia e tutta l'Europa ha bisogno di tante persone che non bisogna nemmeno farle sentire nemiche o inferiori, come qualcuno pensa, invece farle sentire di famiglia come tutti noi. Ecco, se si può usare la parola guerra in questo senso. La calibreria versione invernale, Mimmo Commisso è qui presente. Abbiamo detto che ci sono dei fatti che sono agghiaccianti, eppure sembra che diventino normali o siano giustificabili. Come mai? Non lo so, forse perché non siamo più abituati a tutto questo. Per me non sono normali affatto. La gente in mare se va salvata, poi le cose si fanno dopo. Bisogna intervenire e salvare le persone, ma è la legge del mare, è la legge della natura, è la legge anche dell'essere umano. Non credo che... Io non capisco come ci siamo ridotti noi come umanità a essere così ostili nei confronti di chi soffre, di chi ha bisogno. Poi tutte le altre cose si potevano fare dopo, però intanto si interviene, poi si gestisce. E la calibreria, oltre ad essere presente alle manifestazioni, ha creato anche una scenografia che dice tantissimo. Pupazzi sui tavoli, una croce fatta con i resti di una barca, quindi a volte oltre le parole anche i simboli sono importanti. Sì, i simboli sono importanti, abbiamo deciso di mettere i pupazzetti perché sono diventati il simbolo. E già quando c'è stata la manifestazione a Cutro erano presenti questi simboli e domani ricorre il 30°, quindi un mese dalla tragedia di Cutro, e in tutte le piazze d'Italia si stanno organizzando manifestazioni nei luoghi simbolo delle città, mettendo appunto questi pupazzetti come simbolo, e noi abbiamo deciso di metterle stasera. La croce è la croce di Libia, fatta con dei resti di una barca che è andata alla deriva. E quindi la calibreria, quando si dice lotta dura senza paura, è in prima fila. Ma noi cerchiamo di trattare sempre i temi che sono di attualità, che interessano prima a noi e poi magari possono interessare gli altri. Cerchiamo in qualche modo di svegliare le coscienze e cerchiamo di rendere un po' partecipe le persone, perché mi sembra che come società ci stiamo in qualche modo adagiando, addormentando e non ci rendiamo conto che si tratta di esseri umani, che si tratta della nostra vita e del futuro nostro e dei nostri bambini.
In un sabato mattina a Soverato, passeggiando, abbiamo incontrato Michele Drossi, infaticabile, un uomo politico ma anche uno scrittore. Buongiorno, mi dicono che c'è un nuovo libro alle viste. Sì, da qualche settimana è uscito un mio nuovo libro, ed è un libro sul Partito Democratico. Il titolo non a caso è La disfatta e la rinascita. Per un nuovo Partito Democratico, socialista, riformista, garantista. Questo libro è stato scritto alla vigilia del Congresso Nazionale, che ha avuto un esito ormai da tutti conosciuto, con l'elezione di Ellis Klein come nuova segretaria, diciamo, del partito. La disfatta perché quella del 25 di settembre dello scorso anno è stata una grave sconfitta, soprattutto dal punto di vista politico. Una serie di errori, di gravi errori del segretario Letta e del gruppo dirigente hanno portato, diciamo, a quella che appunto nel libro ho definito una vera e propria disfatta, diciamo. Però, ecco, proprio questo volevo dire, il Partito Democratico è abituato a fare come l'Araba Fenice, appunto la rinascita di cui stava accennando. La rinascita è un auspicio perché in Italia ha vinto il centrodestra ed è anche giusto e legittimo che ci possa essere una forza del centrosinistra, una forza importante, grande, un grande punto di riferimento per i riformisti. Naturalmente questo bisognerà verificarlo sul campo, innanzitutto facendo autocritica dei gravi errori commessi e poi sciogliendo tutti i nodi che da quando è nato nel 2007 il Partito Democratico, in questi lunghi 15 anni nessuno è stato in grado di sciogliere. Quando mi riferisco appunto ai nodi da sciogliere, penso che non ci può essere una eterna oscillazione tra riformismo e massimalismo, tra garantismo e giustizialismo, ma bisogna scegliere una linea chiara. Io auspico che questa via sia all'insegna del riformismo e del garantismo. Il PD è una forza che ha aderito da tempo al Partito del Socialismo Europeo e quindi anche in Italia non ci si deve vergognare di definirsi socialisti, perché questo apparirebbe davvero un'anomalia e sarebbe paradossale. Socialisti in Europa, e quindi credo che conseguentemente ci si possa essere anche socialisti in Italia. E in una giornata di vento possiamo chiedere a un uomo politico come Michele Drossi: il vento in Europa e in Italia è verso destra o verso sinistra? In Italia sicuramente ha vinto nettamente il centrodestra. E nell'ambito dell'alleanza di centrodestra ha vinto largamente il partito della Meloni, quindi il partito più a destra nell'ambito della coalizione di centrodestra, diciamo. In Europa c'è stata una fase che ha visto prevalere alcune forze moderate, ma da qualche tempo a questa parte anche i socialisti sono riusciti a conquistare, diciamo, il governo. Penso al Portogallo, penso alla Spagna, la stessa Germania ha un premier socialdemocratico, alla Danimarca, a Malta ed in altre, diciamo, in altri stati ed altre nazioni. Quindi in Europa c'è una rinascita, è già in campo, è già in corso una rinascita delle forze socialiste. Mi auguro che anche in Italia questo possa avvenire, però perché questo avvenga, ho detto, è necessario che questi nodi, queste incertezze, diciamo, non si può, per esempio, come è avvenuto qualche mese fa, partecipare alla marcia sulla pace di Roma, che sottolineava l'esigenza di non inviare più armi in Ucraina, e poi partecipare nello stesso tempo all'altra manifestazione di Milano che invece sosteneva la necessità di mandare, insomma. Non ci possono essere queste ambiguità, perché un partito che vive nell'ambiguità non ha un futuro, diciamo. Quindi io mi auguro che questo futuro ci possa essere e mi auguro che il nuovo gruppo dirigente
e la nuova segretaria, anche se devo registrare che la nuova segretaria, eletta qualche settimana fa, si sta occupando di problemi che riguardano essenzialmente i diritti civili. E credo che un grande partito, insomma, sì, si debba occupare dei diritti civili, ma le questioni sociali, le questioni della giustizia, le questioni dello sviluppo, le questioni del lavoro sono fatti fondamentali che riguardano la generalità di delle persone, della società. I diritti civili riguardano delle minoranze, almeno alcune di queste, come l'utero in affitto. Un'ultima domanda. In una politica gridata, parlata ad alta voce, come si trova Michele Drossi, abituato a scrivere, a pensare, a ragionare? Beh, naturalmente non è il profilo che io prediligo, diciamo. Io appunto penso ad un partito riformista, e un partito riformista deve riflettere, deve approfondire e deve porsi il problema di come affrontarli questi problemi e di come trovare le soluzioni, perché il riformismo significa questo: prendere di petto i problemi che sono sul campo e lavorare per risolvere gradualmente, magari, ma per risolvere e dare soluzione ai problemi. Fin quando questo non avviene, è chiaro che un grande partito del centrosinistra e della sinistra farà fatica ad essere un grande punto di riferimento per la stragrande parte della società italiana. Io mi auguro che invece questo possa avvenire, sono fiducioso, e perché questo avvenga è necessario che la si smetta con il conformismo. L'altro giorno Cacciari ha fatto una bella intervista al Riformista e ha detto: basta unitarismo, perché nei partiti democratici ci può essere una maggioranza e ci può essere una minoranza. Questo gioco democratico, diciamo, è importante, perché con il conformismo non si va da nessuna parte. Il pensiero unico in un grande partito non può esistere. Conquista aritmeticamente la promozione in Serie B il Brigink Soverato, dopo la bella vittoria sulla Galinese per 3-0, in una accesissima e combattutissima gara disputatasi oggi al Palascoppa di Soverato, gremito in ogni ordine di posto. Era necessario un ultimo sforzo, un ultimo passo per tagliare il traguardo con 2 giornate di anticipo. L'avversario non era sicuramente tra le più facili, la Galinese, squadra alla ricerca di punti play-off, ma i reggini nulla hanno potuto contro la compagine del presidente Comito, che è scesa in campo determinata a chiudere subito i conti. E così, dopo appena 12 minuti, Capicotto porta avanti il Brigink
e fa esplodere il Palascoppa. 10 minuti più tardi il raddoppio di Juninho che chiude praticamente la gara. Si va a riposo sul 2-0 e lo stesso Juninho al rientro in campo al quarto minuto su calcio di punizione a portare a 3 il vantaggio del Blinchini. Chiusa la gara, inizia la festa e arriva la storica promozione in Serie B per il Blinchini. Un campionato praticamente dominato dalla compagine soveratese che poco ha lasciato alle altre squadre. E così, dopo la conquista della Coppa Calabria lo scorso gennaio a Reggio Calabria, arriva ora la conquista del campionato e la meritata promozione in Serie B. Al secondo posto la squadra paolana della Farmacia Arturi Domenico Sport, che si giocherà nei play-off contro il Futsal Soverato, l'altro posto per accedere in Serie B. E chissà che il prossimo anno non potremo vedere in Serie B due squadre di Soverato. Vivendo il cammino quaresimale come un cammino in salita, abbiamo detto, cioè un cammino che in qualche modo ci deve mettere alla prova, perché è soltanto quando siamo messi alla prova che vengono fuori le energie migliori e forse anche i pensieri migliori, quelli che ci riportano a ciò che è essenziale nella vita, quello per cui vale la pena camminare, andare avanti, proseguire verso una meta. È un cammino in salita e questa quinta domenica di quaresima ormai è proprio in vista della vetta. E come in una salita, in un'ascensione nella montagna, piano piano il panorama si va sempre di più a diradare e sempre più a concentrare su un unico obiettivo, la vetta. Ed è molto bella la colletta, l'orazione con cui si apre la messa di questa quinta domenica di quaresima, in cui si chiede di poter vivere, nella sua semplicità è molto bella per questo, di poter vivere in quell'amore che spinse Gesù Cristo a dare la vita per noi. In fondo questa è la vetta, la Pasqua, un amore grande, un amore che porta Gesù a dare la vita per noi. Ed è in quell'amore che noi dobbiamo tornare a immergerci, se vogliamo rigenerare la nostra vita di fede, il nostro essere cristiani, se vogliamo ritrovare quell'energia di cui abbiamo estremamente bisogno, per vivere con fede e quindi in modo nuovo la nostra vita, le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. E oggi in questo cammino, in questa vetta che si avvicina ormai, noi incontriamo non più un elemento che ci è donato, come nelle domeniche scorse, come è stato l'elemento dell'acqua, ma al contrario incontriamo una persona che si offre a noi, dicendo io sono. È l'episodio della risurrezione di Lazzaro, in cui alla disperazione di Marta e Maria Gesù risponde tranquilli, risorgerà, ma Marta incalza, lo sappiamo che risorgerà nell'ultimo giorno. E allora le parole di Gesù, che sono il cuore dell'annuncio di questa domenica. Io sono la risurrezione e la vita. Questo è il grande annuncio che ci prepara la Pasqua e ci aiuta a concentrare la nostra attenzione proprio su di Lui, proprio su Gesù. È Lui il cuore della Pasqua.
Se vogliamo davvero rinnovare, ritrovare in qualche modo l'orientamento migliore nel nostro cammino di fede personale e comunitario, dobbiamo guardare a Lui. Sarà Lui a guidarci nel cuore del mistero della Pasqua, che è un mistero d'amore. E allora in questa domenica, come Marta, come Maria, come Lazzaro, accogliamo il Signore che si dona a noi, che si dona a noi come nostra vita, come guida al nostro cammino. Lo facciamo con semplicità, certo, e soprattutto facendoci guidare dalla Sua parola, facendoci prendere per mano da Lui in questa domenica, nella settimana che ci apporterà alla grande Settimana Santa. Solo così, condotti da Lui, riusciremo a entrare, ma soprattutto a godere anche quest'anno della grande grazia della Pasqua.